Perché Lin mi invita ai gruppi che non sto giocando, imbecille, cioè lo sa che sono qui. No, raga, dai, ridatemi mio fratello Astrograph. Dai, almeno uno può tornare. Cioè, fa schifo uguale. Ma è per quale? Sì, sì, esatto, ma è semplicemente per la sanità mentale di Triff che glielo devi far tornare a uno, tutto qui. Esatto, ma poi non c'è, esatto, non c'è, sì, l'Electromite, quindi che cazzo è? Infatti. Ma quindi abbiamo già iniziato a parlare così. Boh, cioè, si parla di pendolo, io parlo. Esatto. Se Astrograph sta bene in banned, allora il delitto di cognome non è mai accaduto. Il gufo! Sta bene dove? Il gufo deve stare dove? Vorrei fare una citazione importante, perché il gufo è un animale bello, molto bello. Secondo me lui sta bene di dov'è anche lui. Lui chi ha? Sta bene dov'è? Team, sì, The Clash. Sì, sì. Io non so neanche perché è in banned, me lo potete spiegare che sono stupido. Ma era tipo in banned... Sì, sì, ma era tipo... Quando è che l'hanno bannato? Prima che uscisse il Crystron, tipo? Sì, no, prima dei link forti. Boh, hanno capito che in OCG era rotto qualcosa col Crystron, e quindi andiamo a... mi sembra che quando viene evocato fa due, no, due token. Quello era il Gofu Master. Quello di prima. Quando viene rotto... fa due token. Siamo alla terza figurina, il Master è già confuso. Cioè già... Andavanti. Questo potrebbe tornare a uno. Forse un drago a uno potrebbero anche tornare. Poi sì, meglio di no. Non vedo che cosa può fare adesso. Cioè, con tutti i link possibili. Insomma, Dragon Link è forte. In realtà è in banned per quel magico. Mi pare di no. Per quella magica finale del mondiale del 2013 con Shin e Huang che fa così. Per quello, resterà lì per quello. E comunque secondo me Blaster, sì, può tornare. Allora, giusto, bene, adesso, io adesso mi metto a piangere, dov'è ancora un io adesso mi metto a piangere. Beh, questo qui deve tornare solo per Tarla, poveretto, perché mi hanno fatto del male fisico per colpo di un mazzo che io neanche giocavo. È vero. Questo è il drago del cancro che entra sempre rimuovendo di terra. Sì? No, sì. Ragazzi, veramente c'ha la sta, deve stare. No, l'hanno bannato per Atlantia. Sì, non sì, per... è vero, è vero. Sì, ma deve essere bannato 10 metri fa adesso. No, non ha senso. Che bello. Fa troppo, mi manchi. No. Ciao, Block Dragon, mi manchi. No. Questo è particolare. Cioè, non so se lo vorrei rivedere. Secondo però... me può tornare. Può tornare. È troppo lento. È troppo lento per come adesso. Sleep nel 2021, dai. Cioè, sì, è forte. C'è Book of Time. Dai, è forte, però può tornare. Potrebbe fare cose brutte, secondo me. Cioè... Ma secondo me è un po' come quando è stato lo sban di Cyberstein. Cioè, è un po' rischi, perché tu non sai mai cosa si possono inventare. Però sì, ci dovrebbe anche base... stare. Questo sta bene dove? Esatto, link, bene, questo non è sano. Quella sta bene lì, punto. Fine. Però, raga, questa sta bene lì. Esatto. Esatto. No, dai, secondo me se bannano Needle potrebbe anche tornare. Sì, esatto. Anche secondo me. No, c'è questo coso... Questo coso faceva fare degli extender a Dragon Link, che era una roba rotta, ti ricordi? Non solo Dragon Link, c'è anche roba... Sì, esatto, c'è un extender troppo forte. Allora, questo può stare qui? Lui può tornare qui. Lui deve tornare, secondo me. Ma stai scherzando? In un momento in cui c'è un mazzo ritual fai tornare sto coso. Assolutamente, no. Sì, rivoglio la dice no. Lei sta qui, secondo me. Lei sta qui, secondo me. Assolutamente sì. Cazzo. Lei sta qui, raga. Lei può tornare, secondo ma me. Ma dove? Master, figa. No, Master. Questa penso che sia la carta che voglio più in assoluto che ritorni. Ti rendi conto che tutte le tue affermazioni finora sono ruotate intorno a Burning Abyss?
Appunto. È un amore, un amore, una passione. Sono tutte abbastanza discutibili. Questo che cazzo è? Io penso che sia lì da quando l'ha stampato. Sì, ma ecco, questa deve stare lì. Scorso dell'alfa, raga. No, ma questa secondo me è molto più forte. Questo io non so neanche cosa fa. Porca miseria, era veramente forte. Ma neanch'io. Non so. Ci sono solo in mail. No, 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 ma va, ma forse era già... Ah, non è Once. Ma che è sto animale? No, non è Once. Non è Once. Cioè, è un tuner che continua, fa, è un tuner che è tipo rana degli alberi, continua a entrare. Ah. Ah. Sì, solo il rana degli alberi in stand-by, sto qua, no, sì. Sempre. Sì, infatti. Vabbè, questo magari con un nerf, con un Once per Duel potrebbe tornare. Esatto. Eccolo qua, il Once per Duel. Effettivamente, guardando questa carta, riflettiamo che forse non One per Duel era... in effetti non bastava. Cioè, quindi meglio che sia anche quella di prima. Mamma mia, che roba. No, c'è, raga. Mi spiace per me. Stato qui. Qui. Questo... quello c'è un motivo, se lì entry, può star lì, esatto. Io voglio bene al Jet, ma il Jet no. Se questo potrei dire, allora io egoisticamente questa qua la rivorrei. Egoisticamente cioè, mi piacerebbe proprio giocare di nuovo mio frate level eater, mi manca, però no, è una carta che sta bene lì. Tanto è un bagaglio, sì, non può fare male a nessuno, no? Guardalo come cuti. È solo 600. Ah, cagate. Ti fanno 14 omega, piangi. Questo è stato bello. Ah, questo è ok. Non so cosa fa. Questo ha un problema, non è hard once per turn. Esatto. E questo è il problema di questa carta. Esatto, altrimenti sarebbe una carta... Sarebbe anche onesta. Esatto. Che fa questo? Però vedi, anche questo si piglia Vegler, si piglia tutto oggi. Cioè, secondo me vale lo stesso discorso del Magical Science di Cyber. Sì, ma once per turn, figo. Non è once. Allora, sto coso ha un problema. Ha un costo troppo basso rispetto a Cyberstein. In più incantatore, quindi non so se si può portare in modo più semplice. Probabilmente sì, c'è qualcosa. Ma poi ragazzi, livello 1, cioè, è vero, si può portare one for one. Esatto. No, questo qui sta dove... Esatto, no, o gli danno una ritoccatina. Questo può... Irin! Vai Gap! Lo rivoglio! Irin è una carta onesta, cioè nel senso, adesso col meta che c'è, che fanno il panico, aver giù Kirin non mi sembra neanche così troppo illegale, credo. Cioè, ci giochi a un Kirin, ci giochi attorno, dai. Io li voglio Kirin, cioè, con tutte le robe che lo fermano adesso... Cioè, secondo me, anche Kirin Villaggio con i meta di ora, secondo me, non so quanto sia problematico per alcuni mazzi, dai. Qual è quello? Chi lui? Tella mio nipote cancrone. Quello lì sta bene lì dov'è. Oh. Max deve tornare. Aspetta, un attimo. Aspetta, uno per volta qua, credo. Allora, io ho interessi personali, nel senso che se torna c'ho lì quello ultimate che già costa 300 euro, sale ancora di più e lo vendo, e quindi per me può tornare, ma per motivi legati economici. Poi tutto il resto frega. Vale. Prossimo. Allora, dire che ho smesso di giocare a Yugi perché ci sono i mazzi combo così sarebbe una stronzata. Io ho smesso di giocare semplicemente perché non avevo più tempo. E non avevo tempo di spendere la domenica, quindi vabbè, sorvoliamo. C'è Erson che posso giocare tutti i giorni, questo non è importante. Però una cosa che sto notando da Erson rispetto a Yugi è che ci sono tanti mazzi in Yugi che, come anche l'FTK che giocavo io, ci sono mazzi che chiudono troppo in fretta la partita o fanno combo tuber irribaltabili. Max C credo che possa essere una grande soluzione per tutti questi mazzi. Esatto, Max cioè proprio ferma tutte queste robe. Con questa carta il meta si rallenterebbe un casino, cioè ci pensi due volte prima di portare combo. Secondo Poi anche qui, cioè rispetto a quando è stato bannato,
non è pericoloso come all'epoca, nel senso che volendo adesso ci sono anche tanti counter, cioè c'è Colled, c'è Ash, c'è Gamma, potenzialmente sì. Adesso c'è pure il cross out designator che esce, quindi non è che poesia dice le auto sono in ogni caso poche, no, le risposte in ogni caso ci sono a favore del suo ritorno, perché comunque porterebbe anche un meta molto più control, come si vede in OCG. Cioè di base metra control sono anche più skillati, c'è da dirlo, quindi allora, sempre lì devi vederlo nelle prime 5, se no io invece le vedo, sì, può tornare ma solamente a 3, cioè nel senso almeno di 3, no, almeno di sì sì, cioè 1 2 non ha senso, a 3 sti sarebbe... Allora diciamo che a 2 potrebbe risultare accettabile, a 1 no. Allora, ragazzi, questa figurina è tipo bannata dal 2010 e sottolineo che uno degli artefici della banner di questa figurina è il nostro un vecchio compagno di team, il buon Buddy, perché lui ci fece top 32 all'europeo in cui psichico era meta, che era del 2010, mi ricordo. Ah, è vero, il suo psico, una lista che ha fatto solo lui. Master, citazione del master. Uno degli artefici per cui questa carta è bannata. È stata bannata dopo quello europeo, quindi per estensione è colpa dei Kaba se questa carta è bannata. Metteteci dislike al video. Lì da troppo. Lui può tornare, sì. Cioè farebbe schifo. Non è vero, sai anche tu. No, ma farebbe schifo. Ma partiamo dal presupposto: Pendolo al momento fa schifo. Per cui io, qualunque cosa che veda relativa a Pendolo, dirò che può tornare. Ah, sì, ma possiamo sbannare tutta Pendolo. Tutto a tre. Lui è un po' problematico. Però a uno sì, cioè io sono del parere, se non è tutto a uno può tornare. Io questa non l'ho mai capito. C'è un effetto, per un periodo in OCG è diventato meta tipo pianta FTK. Ma questo lo voglio uno, come il Blaster. Ma vale, no, Redox... Aspetta, vale lo stesso discorso di Blaster, però senza l'epicità del gesto della fine. Quindi... Redox sta bene dov'è. Come fa sta roba? Ma perché lì sto figure? Sicuramente c'era degli effetti K. Lei sa dov'è? Su di lei è una fata, però sta dov'è? Allora, sta dov'è? Secondo me sta bene lì, però anche se tornasse non so cosa posso fare. Questo non so neanche cosa faccio. Ma quello lì. Lui è lì per un FTK con Lirilask. Sì. Sa dov'è, secondo me? Tidal può tornare. Secondo me no. Tidal può tornare. Sì, no, sì. Lui, no. Lui stesso discorso, però così lo fa Patrick Oba questa volta. Questo è tipo un meme. Sì, vinci il duello. Secondo me lui può tornare. Bannato, dai. Ma infatti, Dai, rompe le meccaniche di torneo, quindi c'è non vincerà mai. Drago della vittoria l'hanno bannato perché c'erano delle situazioni strane, nel senso che uno lo evoca, picchia, quello si arrende e poi devi dimostrare all'arbitro che ti sei arreso per un motivo valido. Vale. Secondo me, cioè, la gente si mette le mani addosso per una cosa così. Comunque io penso che se riesci a chiudere questo coso ti meriti di vincere. No, però effettivamente però cos'è? Entra special tributando tre draghi, no? In un Dragon Link qualcosa di simile si potrebbe tecciare, volere. Questo qua non entra special tributando tre draghi, devi tributarlo, evocazione speciale. No, raga, leggete, figa. È vero, sì, vabbè, allora non entra mai. Yatagarasu non può. Allora, in realtà, ai tempi c'era la combo con il Chaos Emperor, sì, con Sangan, che spaccavi tutto e te lo addavi con Sangan. Adesso che riesci ad arrivare comunque a una situazione simile in altri modi, ma nel momento... No, ma è troppo lento adesso. Esatto. È troppo lento, però se mandi l'avversario a top in qualche modo con qualche combo particolare e ti gli butti giusto cosa, hai vinto, cioè non ha proprio modo di uscirne. Sì, ma cioè, pensaci un secondo, a prescindere
questo momento, se entri in una situazione del genere in cui l'op è a top. Sì, vero. Quella top, perso. Probabilmente hai già vinto. Sì. Beh, tranne se non è un tiranno. Cioè, poi come classico di Tirio. Può... Tiriano. Non può neanche essere specialato sto coso, dai. Sì. Ma probabilmente potrebbe tornare tipo uno. Lui no. Lui no, mai più. Lui sta dov'è? Lui può tornare. Questo è il mio cugino, cioè deve tornare, scusami. Ma questo trapana, adesso veramente questo qui trapana fa un bot, fa un casino. Ma ridatemi lui e bannate quel cazzo di diffusione dei cos'era, di che razza era quella che faceva l'effetto di campo. Giocavi questo nel regio che hai vinto? Sì. Cioè levate a Lirus che datemi questo, cioè questo era forte anche senza Lirus. Sì, è vero, è vero. Cazzo, io quant'ante partite l'ho vinte per il suo effetto senza Lirus. No, Colosso non mi piace. Chi è il prossimo? Agarpain. Vabbè, anche Agarpain è stato quello Agarpain può stare lì dove quello sta lì. Bella carta, bella carta. Però Pendulum Magician che ti spammava volte. Ha reso, ha reso giocabile Pendulum che non era giocabile. Quindi esatto. Questa a 3 ci potrebbe tornare. Questa a 4 ci potrebbe tornare. Dai, ragazzi, ma... non voglio più sentire come su Burning Abyss. Questa carta potrebbe tornare. Cioè, ma, più che altro, senza questa carta, Pendulum può non esistere. Cioè, se levi questa carta, levi Pendulum in pratica. Infatti, ma lo vedete qua? Electrumite è un martire. Cioè, è vero. E questa carta levi Pendulum. Cioè, c'è il signor Caro Trif che prova a fare qualcosa, ma cioè, senza Electrumite siamo disperati. È vero. Può star lì anche questo? Può stare lì, Sì, sì. Anche lì. Perfetto, esatto. Idem. Lei pure. Vorrei parlare con i disegnatori, i game designer di Yu-Gi-Oh! Quando hanno pensato questa carta, cioè che cazzo pensavano? Ma perché devi stampare una carta del genere? Bene, hanno fatto anche di... questa scarta, cos'è? Scarta due carte a caso, scarta quattro carte. Sì, era un meno quattro, combo che era meno quattro sta roba. Che senso, cioè perché? No, questa carta veramente, chi l'ha stampata deve essere stato licenziato. Ma infatti tipo, ma infatti quanto è durato? 2 mesi da noi? Sì, tipo era uscito a giugno, a settembre era già bannato. No, cioè, tipo... un po' di più, c'era anche con l'FTK, se non sbaglio. Boh, io mi ricordo la versione che mi ha traumatizzato, quella Gogi, che sto coso, già Gogi ti faceva una board irribaltabile, poi ti faceva pure meno 4, tanti saluti, cioè... Non ha senso di esistere questa. No, proprio starà lì a vita. Ti dico, questo è giustissimo che stia lì. Sì, è broccata. È rotta. Cioè, ti sercia qualsiasi cosa, sta cosa, di base. Da quando è uscita ha creato solo problemi, sta esatto, roba. Esatto, sono d'accordissimo. Di base è una figurina con i cingoli, cioè non può non essere forte una figurina che ha i cingoli. Questo boh, Dragon, perché era stato bannato? Perché i terreno sono forti. Sì. No, è stato bannato perché i terreno sono rotte. Sì, sì, è vero. Però è una bella carta. Senza destrudo, secondo me potrebbe tornare. Sì, sì e no. Tutto sommato. Questo lo Ma questo può tornare, sai? Cioè, questo è una di male in no. È viscido. Cioè, è proprio viscido. No, viscido. Quanto era bello Truking Dino Yangzing. Mamma mia. Cioè, no, raga, Denglong. Cioè gli Yangzing veramente mi fanno schifo. No, sta cosa è rotta. No, sta di dove? Sta di dove? Sta qui. Questo mago delle tempeste. Questo qui, questo qua sta bene qui. Avanti Savoia. Potrebbe tornare. No, sta lì. Lasciala. Io sono sono d'accordo con il maestro. Secondo me aprirebbe troppi orizzonti sta carta. Tanto orizzonti divertenti, secondo me. È troppo generica, cioè la fai troppo facilmente e ti manda qualsiasi cosa, troppo pericolosa. Però fai diventare curioso. Potrebbe tornare, raga. Ma curioso non lo fai così facilmente. Questo lo fai più facile. E non solo oddio. Secondo me scusami, non lo so, Dimmi. Dimmi nel meta di adesso chi la può fare. Capito, non è più come prima. Lo so nel meta di adesso.
Più che altro, non, ma non per i mazzi di adesso, è perché magari questa è quella carta che serve a qualche mazzo combo per fare qualcuno degli effetti capo a rotti. Esatto. Cioè, questo è il discorso. Questo... figurina che no, si giocava no, tutto quello no. Che nel mazzo, per cui è stata inventata. Questo sta lì. Secondo me, questo qua è 3. Ma tu stai scherzando? In Giappone già c'è che fa 3 di mai di 4? Solo Goki. Fammi leggere questa figurina. No, no, ma voi state scherzando. Lo devi giocare no, raga, raga, shock, cioè, no. Cioè, silenzio, beh, silenzio, scusate. Silenzio, silenzio. Master, come fai a farlo in Goki? Sono ai livelli 4? No, sono tutti di livello diverso. Ah, non ce n'è uno. Andiamo a vedere. Questo può star lì, senza dubbio. Questo può star lì. Questo può star lì. Sì, anche lui è stato... sta lì, no, yeah. Sta lì. A lui sì, esatto. Vabbè, la questa da ieri. È sempre stato un problema. Se zero. Quello sta lì pure. Questo allora. Tornare. Tolomeo ha un concetto sbagliato di carta, nel senso che dava accesso a un, di carte a un sacco di mazzi che non potevano permettersi quelle carte. Cioè, i mazzi che non giocavano i ranghi 5 potevano permettersi i ranghi 5. È sbagliato come concetto. No, adesso sì, può tornare. Cioè... c'è da dire che adesso i ranghi 5 non sono così forti. Sì, forse adesso sì. Allora. Con... lì è una merda, sono contento, lo odio. Oh, cazzo. Questa è una carta traumatica per me. Perché? Ma secondo me ora come ora non farebbe neanche nulla. No, sono d'accordissimo, perché praticamente io avevo ricominciato a giocare nel 2012. E... l'esatto momento in cui era meta Wind Up, e praticamente mi ricordo che era proprio questa era insieme al mago di Wind Up la carta da fermare, no, di Wind Up, perché se partiva quella partiva tutto. Però sì, oggettivamente adesso non credo che possa fare, cioè non... è una di quelle carte che potrebbe tranquillamente uscire dalla banned, presumo, però ai tempi era veramente traumatica come figurina, cioè ne facevi 3 porca troia in un turno all'inizio, poi l'ha messo a 1 e comunque era fortissimo Wind Up. Lui sta bene. Ma vabbè, ancora tutte le... sta bene questo lì. Sta qui. Questo sì, sta, sta, deve zitto. Tornare. Deve sta lì. Sapevo. Questa, allora, mettetela così. Basta, Simon. Mettetela così. Cazzo di... Jacopo, è stata Jacopo. Una bellissima sì, carta finché non sei nato. Jacopo, mettila così. Se io tra qualche anno ti ammazzo la figlia, cosa? Tu come la prendi? Possiamo andare dopo questa figurina? Io ci tenevo solo a dire che è per questa che esiste il concetto di Garnet. Questa qua allora questa secondo me, allora ne abbiamo parlato questa settimana sul gruppo WhatsApp nostro, questa è proprio secondo me allora è una carta che potrebbe tornare, ma lo dico con le pinze sta frase, perché questa carta è comunque concettualmente sbagliata, perciò sì. Potrebbero esistere delle combo di cui né noi, ma probabilmente ben pochi sono a conoscenza, per il quale sta carta alla fine è un continuo riciclaggio. Sì, è un più loop infinito. Loop infinito. E quindi potrebbe essere utilizzata in, non lo so, qualche... Ma anche solo segnalini con i maghi? Anche sì, sì, ma anche quella biblioteca, questa figurina sì, prima. Poi ci sono tutti là i Noblenet, e comunque le carte keep le giocano, hanno modo per portarle, quindi... Lasciala lì. Questa può stare lì. Lasciala lì, per l'amor di Dio. Idem. Questo quindi... ci sarebbero ancora oggi una miriade di FTK. Questa sta bene dov'è? Questa qui no, raga, questa qui no. No, non può star lì. Le due dopo stanno lì, van bene in GOT, basta. Anche il tuo sta dov'è? Esatto. Dimension Fusion, idem. Cioè, nel sì, senso, sì, è... sì. Bella, bella. Sì, totale è mannato. Io lo scopro. Ritorno o potrebbe tornare, eh? Potrebbe tornare, tipo uno. Ritorno, di certo torna. Se l'ha messo qui a Duster, il turno potrebbe tornare. No, assolutamente no, dai. No, il problema è che sbalzo sì. Anche le tue. Lei sta a 3. Stare lì. Lei a 3. Bene in gol. Ma lei secondo me a 1 può tornare.
Sì, tempesta potente potrebbe, dai. Io questa non l'ho mai capito perché c'è il draft. Raga, questa l'avevano bannata. A qua mi serve Dema, perché mi potrebbe ingannare la memoria. Dema, ci sei? Sì, ma non me lo ricordo io, sinceramente. L'ha bannato quando c'era Bujin. Perché sì, tu facevi... C'era Cosmo. Era contro Cosmo. Praticamente, quando venivano spaccate le robe, entrava una nave e il numero non ne veniva cambiato. C'era quel trick lì che faceva. Pensate a un What If con questa più Masterpiece, cioè... Madonna, no. No, ma quello che mi piace di questa figura è che secondo me tutte le copie di Ultimo Desiderio hanno questo grado di mitezza. Esatto. Non ne ho mai visto una vita. Secondo me le stampavano così. Questo cos'è che faceva? Questa è fatta di cibo, da sola. Era questa? Cioè, nel senso, cos'è che tu? No, secondo me potrebbe tornare. Perché ti darebbe appoggio a cosa estra. Allora, tieni conto che un mazzo che può fare di un combo che ti evoca un guerriero dell'altra dimensione così a caso di turno zero, capisci che non ha senso. Quello è vero, c'è un guerriero dell'altra. È vero. Non so neanche cosa sia, aspetta. Questa è meglio che Arastidi. Cioè, questa vale per lo stesso discorso di Card of Safe Return lì prima. E questa qua è... Secondo me questa può anche tornare. Cioè, nel senso... Adesso fa schifo. No, ha delle applicazioni che sono veramente... No, in effetti è vero, può essere rotta sta roba, eh. Ma scusa, cioè... lo puoi portare in Elvich. Esatto. Sì. Sono le carta più forte di Yu-Gi-Oh! Sì, carta più forte di Yu-Gi-Oh! Penso, in assoluto. No, aveva anche la forza... Non parliamo, di... Non parliamo, va bene in GOT. No, destra qui. No. Sta qui. Vabbè, Lessa sta lì. Lessa dov'è? Ma ci tengo a dire che ho amato Smoke Grenade. Io Snatch l'ho giocato in avanzato ed è durato tipo 3 mesi. Snatch vale lo stesso. Sì, è vero. Mi ricordo che l'avevano rimesso nel 2015. Sì. Mi ricordo che ci giocavo gli arsenali nascosti per andarlo a cercare. Dove li giocavi in BA? Sì, anche perché arsenale millava uno, c'erano ancora grafici, era 3, quindi la volta sì, ma poi mi chiedo perché faccio domande assurde tipo dove lo giocavi? Caricanime è la SLA, fortissimo. Sì, da lì. Io vorrei parlare di questa. Allora, questa secondo me è sbagliata, perché concettualmente... No, ma allora, parliamo un secondo. Secondo me questa qua è fortissima, ma tutto il contesto fa cagare. Ma infatti, cosa può fare Spellbook adesso? Al di là di quello, cioè l'activity, beh, chi ha i passi. E al di là di quello, anche se portassi Jogen, non è così forte. Dai, parliamoci chiaro. Ora come ora. Al di là di quello, Gnak, la risolvi per più uguale. Sì, esatto. Cioè perché devi... se la risolvi vuol dire che stai giocando un sacco di spellbook. Carta veramente che... Mi lasciò perdere. Sorvoliamo. No, cioè... raga, questa qua è confisca. Ma questa è anche peggio di confisca. Sì. No, raga, cioè, altra carta rottissima. Dema vuole dire una cosa inneggiando. No, volevo imitare la sentinella. Secondo me può tornare. Insomma, non leggo il nome perché ci sono davanti le vostre icone. Ultimo turno. Turno. Ricordavo nemmeno la figura. Allora, però, aspetta. C'è il concetto di pareggio sta figura. Allora, secondo me sta roba c'è anche il rischio di qualche strano
FTK anche da un lato, eh? Sì, cioè sì, qualche mazzo che ti porta sotto 1000 life, ti sercia sta cosa, te la setta, ti metti un target nel mazzo attacco più alto possibile, tanti saluti. Sì, ma quanti if ci sono in tutto ciò? Sì, è, ok, è vero, c'è anche da dire che potenzialmente se una roba simile entra in meta, l'oppo di side gioca una monocarta che è più grossa della tua o comunque grossa quanto la tua. No, di solito lo fai che... Di solito funzionava così, andavi a 1000, evocavi Jogen, la settavi, l'attivavi, l'oppo non poteva specialare, vincevi. Ah, ok, no. Cioè, ok, allora... Lì. Già cambia tutto, già cambia tutto. Sì. Lasciala lì. Allora sì. Se ritorni un'altra dimensione c'è cioè, la merda, no? No. Ma... In effetti, oddio, è lenta, è cioè dire che cioè, attualmente i mazzi che bannano così tanto sono mazzi combo, essendo una trappola è lenta per i mazzi combo, eh. Quindi boh. Nel però dubbio, non se la mettono, non so. Io la metto in paleo. Paleo ne abusa. È vero, figa, bella in paleo. Beh, è tipo, per questa carta secondo me sarebbe bella da avere in paleo mono a uno. Le rapine in paleo, alla fine, cioè, sì. Diamole tula anche i mazzi di merda come paleo. In effetti è vero, a uno che non è neanche serciabile di trap trick, così ci potrebbe stare. Poi cosa c'è dopo Royal Oppression? Vabbè, questa sta qui, cioè, senza ombra di dubbio, cioè, questa sta qui. Questa per forza, perché proprio è contro il concetto di torneo, cioè, nel senso... C'era gente che portava sta figurina apposta per pareggiarle, è stata bannata per quello, quindi per forza deve star lì, non perché sia forte, ma per il discorso di prima del Victory Dragon. Cioè, con la differenza però che sta cosa è serciabile potenzialmente, quindi sì, ancora più pericolosa. C'era i mazzi apposta per vincere con questa qui. Vincere sì. Vincere tra virgolette, sì. Mi domando quale genio vada a un torneo con l'idea di pareggiarle tutte. Cioè, tu con che? Cioè, meglio veramente, io voglio vedere la faccia del player medio del mazzo che gioca questa figurina, che si alza la mattina, si veste, si prepara, fa colazione, prende la macchina, si fa magari, non lo so, 100 km per andare nella città a rovinare le giornate. Vabbè, guarda che è lo stesso concetto di quelli che portano anti-meta ai Regio, cioè si alzi per andare a rovinare le giornate alla gente. Il punto è antimeta la puoi vincere per perdere, qui lo sai già che pareggerai per questa è rotta. Il dado non può essere una variabile nel 2020. No. Time Seal è un'altra carta concettualmente sbagliata. Cioè, non stiamo parlando senso. Sì, vabbè, non proprio. Allora, lei lascia dov'è? Sì, questa è troppo rotta, va bene in gol. Oh, amore mio cuore, quando da ragazzini c'erano tutte quelle figurine tipo le sfinti, tutte quelle varie figurine lì che dicevano non può essere evocata normalmente, se essere evocata specialmente, se tu mettivi questa e quel piazzamento addizionale che non era scritto da nessuna parte se non lì, che diceva... ma dal matto poi cioè. Oh mio Dio. Ma poi io mi soffermerei anche sul fatto che quanto è bello questo artwork rispetto agli artwork delle carte di Zelle, tipo i performapal, cioè porca troia, siamo passati all'ultima ferra alla teschia acrobata giullare, ma porca troia, validateci le carte come ultima ferra, è il vaso della vanità. Bravo, no, no, perché la posso giocare anche combo, quindi no. No, raga, volete ridere? Per sbaglio prima, mentre paciugavo, ho impostato Astrograph come sfondo del desktop. Ah, ma quello è il mio PC.